È stato interessante immergersi nella fabbrica, mantenere il rapporto umano con le scuole e i laboratori che abbiamo visto poco fa. E per me è un grande onore introdurre invece un ospite che guida una multinazionale tecnologica di assoluto successo, che guida le trasformazioni nelle fabbriche ma nelle aziende in tutto il mondo. Eh, invito a salire sul parco. Eh, intervistata da Luigi Consiglio, Carla Masperi, amministratore delegato di Sapitalia. Ciao oh, Carla. Ci sediamo. Prego. Allora, benvenuta e grazie di essere a Verona a oggi con noi. Dunque, Carla Masperi è l'amministratore delegato di SAP. SAP è la, un, diciamo in termini semplici, perché ci siamo posti l'obiettivo di essere estremamente semplici e chiari, è un software di gestione delle aziende. Anzi è il software di gestione delle aziende oggi integrato e quindi la sua immagine è quella di essere un abilitatore di una gestione sempre più automatizzata della fabbrica moderna o del futuro. Oggi abbiamo l'opportunità, siccome SAP però è anche una piattaforma che impone dei, dei, dei requisiti, una disciplina operativa all'azienda, ha anche tanti miti, è una dimensione meta, meta e allora avendo l'opportunità di avere un viso Oltretutto un viso femminile, questo poi magari ne parliamo alla fine, che rappresenta SAP su questo territorio, eh, anzi SAP in, in Italia, abbiamo l'opportunità di smontare una serie di pregiudizi o di timori che eh, accompagnano l'adozione della piattaforma SAP come guida dei processi all'interno dell'azienda e come vedremo tra un attimo anche prima. Certo. Prego, allora. Ma, allora direi che intanto grazie per, per questo invito. Eh, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma partirei magari eh, dalla considerazione che ho sentito nell'intervento precedente, quindi dove è importante automatizzare la fabbrica. Non vorrei oggi eh, risoffermarmi su cose che abbiamo appena sentito, ma eh, toccare un aspetto molto eh, importante che ci sta fuori. Non è soltanto importante automatizzare una fabbrica. La Smart Factory ha un senso soltanto se quel valore di automazione si trasferisce al cliente finale. Altrimenti, per l'imprenditore o per un CEO, se non c'è un valore sulla top line, perché fare una Smart Factory? Non è a beneficio della tecnologia fine a se stessa, ma ci deve essere qualcosa che aiuta e quindi che porta valore. Quindi, perché una Smart Factory? Per due semplici ragioni, perché quando i processi sono automatizzati, ma sono automatizzati non soltanto dentro la fabbrica, sono automatizzati lungo la value chain, si riesce a rispondere più velocemente alle esigenze del cliente finale. Si parlava prima di prodotti personalizzati. Ecco, oggi noi non vogliamo più i prodotti di massa. La produzione di massa esisteva diciamo, nella, nella precedente era industriale, oggi vogliamo prodotti industrializzati e, tocco un altro concetto, alcuni settori cominciano ad andare verso la servitizzazione dei prodotti, quindi non compro più il prodotto ma compro un servizio. Ecco, questi due elementi fanno sì che la supply chain o la value chain deve essere molto fluida, snella, agile e integrata. Allora, noi preferiamo parlare non tanto di B2C o B2B o B2C, ma il vero paradigma è il consumer to business. Quindi l'azienda deve essere capace di catturare, anzi meglio ancora, prevedere con analisi predittive i comportamenti, i gusti del cliente che cambiano in continuazione e cercare comunque di tradurli immediatamente nella supply chain. Quindi questo è SAP e nell'arco di questi ultimi due o tre anni abbiamo visto una eh, attenzione ancora più importante a soluzioni di pianificazione della domanda. Perché con il Covid e con la pandemia l'abbiamo viste le supply chain come dire, distrutte. E quindi abbiamo, soprattutto in alcuni settori, l'automotive è il settore per eccellenza che ha sofferto della disruptive della supply chain. Chi di voi ha ordinato un'auto in questi ultimi due anni ha visto? quali sono i tempi di consegna, quindi per la complessità che c'è dietro. Ecco, oggi l'azienda ha bisogno di avere strumenti sofisticati che guardino, come dire, con un orizzonte temporale molto più ampio della, eh, della settimana, ma riescano, cercano di prevedere con tecniche predittive dove andrà la domanda per prepararmi con la supply chain. Questo, questo, è... questo è il quadro esatto. ed è un quadro chiaramente bellissimo e futuribile. Io, però, oggi vorrei porti il tema di un'azienda italiana. Mettiamo il caso alimentare veronese, oscillano dai 600 ai 3 miliardi, eh, che soffre a guida imprenditoriale, quindi con imprenditori molto attivi sulla gestione, oggi soffrono. Diciamo così un'immagine di SAP come un sistema molto rigido che imponga delle discipline, delle regole comunque differenti dal solito modo di fare le cose che la squadra che vive con l'imprenditore da sempre è abituata e con cui ha avuto successo. Quindi abbiamo l'opportunità di raccontare oggi ai nostri amici imprenditori come nella realtà SAP guarda questa, Beh, questa ma, attività? Guarda, questo è um, un esempio che vediamo ripetutamente quindi abbiamo in Italia abbiamo, tanto per darti una dimensione, all'incirca 10.000 aziende, clienti quindi si può bene immaginare che eh, esaurite le Fiat le ferrovie, l'Enel le eccetera eccetera, qualche decina poi il resto ovviamente va sulla media e sulla piccola azienda. Dove stanno le ragioni per cui questa azienda ha apprezzato e apprezzano SAP. La possibilità di governare diciamo, su un terreno globale e quindi il, il tema del, del controllo dei mercati. Quindi sapere io in America adesso cosa sto vendendo in tempo reale nel negozio. Con una base dati solida. Con una base dati solida, con un sistema informativo che è semplice, perché comunque è unico, è modellato sui processi. E quindi c'è la possibilità di guardare davvero il sogno dell'imprenditore, schiaccio un bottone e vedo quello che c'è, abbiamo tantissime aziende che questa cosa la, eh, la, la mettono eh, in atto. Il secondo aspetto è un aspetto anche molto importante, faccio, faccio un esempio anche di un, di un cliente di recente acquisizione che dice, classica azienda di successo, eh, che aveva un management diciamo, storico, ma che aveva il problema per esempio del passaggio generazionale. Allora, diciamo, oggi i sistemi e il mondo ha bisogno di portare nel sistema informativo la conoscenza, perché un tempo il, il, diciamo, il manager di grandissima esperienza, e, 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 e probabilmente qui facciamo riferimento anche ad alcuni esempi che sul territorio eh, esistono, un conto è diciamo, la capacità di guardare l'intuito, quindi cose che comunque sono immateriali, un conto è avere la capacità di decidere sulla base di, dec di dati e il mondo sta andando in quella direzione. Quando noi diciamo predire il futuro, ma non è che si predisce con la bacchetta magica, si predice perché le basi dati, se metto insieme diver algoritmi diversi, quindi fonti diverse di dati, ecco, la, diciamo, la, eh, la rottura di stock si vede. Si vede perché la, il comportamento del consumatore sta andando in quella direzione. Quindi la capacità di mettere insieme dei dati ecco, diventa un elemento abilitante. Ecco. Noi stessi, lo dico come, come sì. sap, io accanto alle previsioni di vendita che fanno diciamo, i commerciali ho un sistema di analisi predittiva che mi dice in base a una serie di variabili, sono all'incirca 35, ecco il sistema da, mi dà una sua indicazione. Quindi non è che scompare. La capacità manageriale, ma si confronta con un sistema che ha una variabile molto importante. Là torno alla domanda: eh, eh, diciamo il cosiddetto timore diciamo, della rigidità e così via. Ecco, è un, è un falso mito, altrimenti avremmo 10.000 aziende che sono tutte ingessate. Sono, eh, diciamo, se vogliamo dire che eh, un sistema come, come, eh, come SAP porta eh, un po' di disciplina nei processi aziendali. Questo, eh, questo è vero, ma è una disciplina che porta fluidità. Ecco, possiamo immaginare, eh, comunque tante volte lo, lo, lo vediamo nelle aziende, certi processi che sono frutto più di abitudini e non sono frutto di, diciamo, di, di qualcosa che è pensato per essere diciamo, efficiente ed efficace rispetto all'azienda. Oggi viviamo in un mondo che ha bisogno di essere agile. Allora, quando l'azienda ha dimensioni... Ridotte può sopperire alle capacità, alla manualità e quindi all'agilità all personale. Ma lo dicevamo prima: certe cose si possono fare quando la scala diventa industriale, quindi quando c'è uno scale up. Ecco, a un certo punto non è più possibile governarlo con processi manuali. E allora ecco qui che interviene SAPE, quindi c'è il sistema che comunque ti aiuta a fidarti dei dati perché sono processi concepiti e messi nel sistema in un certo modo. Ecco, allora adesso ci muoviamo per un istante dalla tecnologia pura al fattore umano, perché c'è un fattore umano certo. all'interno dei processi, c'è un sistema, un modo per fare le cose alla vecchia maniera, in che modo SAP rende l'azienda inclusiva sia della vecchia guardia che dei giovani che possono entrare e in che maniera voi potete aiutare le aziende attraverso anche i vostri partner a modificare in modo, um, in modo appunto mi viene proprio la parola inclusivo tutte le generazioni nel costruire un nuovo modello operativo soprattutto su una supply chain che noi GEA definiamo gli operatori della supply chain spesso degli eroi nel senso che riescono a gestire come al tiro al piattello la domanda che arriva da ovunque in maniera eroica. Allora, io non, non sottovaluterei la capacità diciamo, di reazione, eh, perché l'abbiamo visto in tantissime aziende. Eh, ho in mente un grosso retailer che, per esempio, ha portato, ha portato i processi diciamo, sullo smartphone e dove si pensava. Diciamo, a, a, quale, a chissà quale impatto invece l'impatto è stato molto minore. Quindi occorre certamente porre attenzione e quindi preparare eh, con, con la dovuta attenzione e la dovuta eh, conoscenza al fatto che comunque certi processi possono cambiare, ma possono cambiare in meglio. Questo è il punto numero uno. Un secondo punto che, che dico eh, è eh, il fatto che un'azienda deve eh, tenere sotto controllo un'altra variabile importante che è quella di attrarre i nuovi talenti, le nuove generazioni. Ecco, certo. le nuove generazioni che sono i nativi digitali non sono disposte a lavorare a as 400 giusto per dare una, eh, una così, una, eh, un flavor su quello che intendo. Occorre avere un sistema informativo agile, un sistema informativo che rifletta le modalità touch, le modalità mobile, le modalità integrate di accesso ai dati che eh, vengono utilizzate per le, le applicazioni consumer, cioè noi siamo circondati da applicazioni. E quindi è chiaro che se vogliamo essere più agili nell'ottica del business to business, se vogliamo e quindi l'agilità e l'intuizione oggi la chiede anche, come dire, un, eh, un ultra cinquantenne, perché comunque eh, noi siamo molto più orientati e predisposti alla tecnologia come consumatori che non come utenti aziendali. Questo è un fatto. Il secondo fatto, se, se saliamo un pochino eh, il, diciamo di, di livello, quindi un manager non può che apprezzare un sistema che dia la, la possibilità di avere reportistiche e dati disponibili in tempo reale. Noi abbiamo un sistema che per definizione dà il dato in tempo reale, non distingue tra riportistica e transazione. Perfetto, scendiamo un, un attimo più in profondità. All'inizio del Covid abbiamo avuto un colpo di frusta nel, nel mondo delle previsioni di vendita perché abbiamo avuto l'esaurimento di tutti gli scaffali, di tutti i prodotti alimentari nel mondo occidentale attaccato dal Covid. Le imprese si distinguono in quelle che sono state capaci in modo eroico di rispondere a questo colpo di frusta e quelle che invece con dei processi estremamente più rigidi non ce l'hanno fatta. Cosa SAP, in che maniera ci avrebbe aiutato o potrà aiutarci in futuro rispetto a queste discontinuità violente? SAP ha aiutato moltissimo nell'ottica della pandemia, tant'è vero che c'è una componente non molto nota. Nella nostra applicazione, che ormai non è più soltanto un'applicazione di ERP, ma è una piattaforma applicativa veramente su larga scala, vado a toccare un piccolo tema, le business network. Noi abbiamo, abbiamo un marketplace di business che, per darvi un'idea, transa 700 milioni di transazioni ogni anno e ha un, fattura, un giro di, 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 di affari di 4,1 trilioni, dato 2021. Cioè gli zeri sono una lunga catena. Cosa vuol dire? Che un'azienda che fa, procur fa, fa procurement e si inserisce in questa network ha la possibilità di filtrare per al voglio il fornitore di farine di un certo tipo, sito in, in un'area geografica, di una, certa, eh, eh, di, una, di una certa area geografica. Ecco, la, ho la possibilità di, di fare la query, di guardare quali sono i fornitori, di cominciare delle transazioni in maniera immediata e vi dirò di più: ultimo ma non ultimo, così cito un altro tema importante della sostenibilità. Può anche vedere se ha la certificazione EcoVadis e quindi se è un fornitore sostenibile. Lei mi, la sfido, ti sfido a dirmi come fai manualmente a diventare così veloce. Non ho dubbi. Adesso ti vorrei fare una domanda molto personale eh, che riguarda Sapitalia. Eh, noi ci siamo messi in mente di dimostrare al mondo che diversità ed inclusività sono due fattori critici di successo di un'azienda oggi in Italia. Allora vorrei sapere dall'amministratore delegato Donna, di, della più importante, posso dire, piattaforma abilitante del mondo, come vive queste due dimensioni competitive. Bah, allora, ci, certamente eh, sono qua, eh, diciamo, rappresento un certo genere e, e quindi noi portiamo moltissima attenzione al fatto di, eh, di avere una presenza 50-50 eh, tra, eh, tra uomini e donne, non siamo ancora lì ma ci stiamo avvicinando nel tempo, per un semplice motivo, siamo convinti che la diversità è ricchezza. E allora per noi è diversità in due dimensioni una è la dimensione di genere, l'altra è la dimensione e la diversità di, eh, di età. Noi in azienda abbiamo persone che da 25 anni che sono in azienda e sono quasi vicine, diciamo, all'età eh, all pensionabile e abbiamo eh, persone che hanno 25 anni di età. Quindi è bellissimo vedere questo scambio, questa commissione di culture ma è accomunata da un unico entusiasmo, è la passione per la tecnologia. Cioè noi abbiamo appunto gente che è ultra cinquantenne e che ha la passione di, eh, di un ventottenne che comunque si sta approcciando al mondo delle tecnologie. Quindi questo per noi è ricchezza vogliamo continuare a farlo, stiamo investendo moltissimo nei giovani, lo stiamo facendo noi come SAP, lo sta facendo anche eh, diciamo, tutto il nostro ecosistema di partner. Noi abbiamo quasi 500 partner in Italia di diverse dimensioni, di diverse tipologie. E allora, visto che diciamo, in questa audience non, non ci sono soltanto aziende e imprenditori, ma ci sono anche giovani, ecco, io vi invito a guardare a, questa, a questo mondo con interesse, con un po' di curiosità, perché sono convinta che per molti di voi potrebbe essere una grandissima opportunità di esperienza professionale. Guardando su LinkedIn all'incirca mediamente ci sono posizioni, in Italia 3.000 posizioni aperte di, che cercano aziende, partner che cercano eh, competenze su SAP. Allora, fantastico, io credo che noi tutti, imprenditori, ragazzi e, e sistema, dobbiamo ringraziare Carla Masperi per averci portato una testimonianza estremamente umana e umanizzante. Di una piattaforma che se no correva il rischio di sembrare un essere alieno rispetto ad un mondo che si muove in un'altra maniera. Allora, se lo è stato, non lo è più. Allora, possiamo dire, Carla Masperi, una di noi eh, e chiudere con questo, <ride> eh, questa, questo intervento? Grazie. Bene.